E mettere a dimora nuovi alberi e riqualificare un angolo del verde urbano si chiama il Giardino della Rinascita, quello inaugurato oggi a Campobasso, un vero e proprio luogo di ritrovo e di socialità all'aperto. Ma ascoltiamo le considerazioni dell'assessore all'ambiente Simone Cretella. Un nuovo giardino botanico si è realizzato qui stamattina. Qual è l'importanza di questo gesto? Sì, questa mattina abbiamo inaugurato questo luogo che abbiamo voluto chiamare Giardino della Rinascita, un nome anche simbolico innanzitutto perché abbiamo fatto rinascere un'area verde che era fino a poco tempo fa abbandonata al degrado e all'incuria. Fa parte di uno dei tanti lotti diciamo, derivanti da cessioni urbanistiche del passato e in questo caso noi l'abbiamo rimessa a nuovo e daremo da oggi la possibilità a tutti i cittadini che ne faranno richiesta di poter mettere a dimora una pianta da dedicare a una persona cara scomparsa, quindi per onorarne nel tempo la memoria. Un gesto dall'altissimo valore simbolico, anche spirituale, e con l'auspicio che quest'area si trasformi in qualche mese, insomma, in un ricchissimo giardino botanico, quindi che andrà anche a riqualificare il quartiere e diciamo, il verde pubblico dell'intera città. Sarà possibile venire qui durante tutto l'anno, magari per socializzare, perché no, anche per prendersi cura della pianta, quindi uniamo socialità a cura e tutela dell'ambiente e della città. Altri progetti di riqualificazione del verde urbano? Beh, stiamo lavorando tantissimo in questa stagione perché quando si parla di verde urbano bisogna anche fare i conti con i cicli biologici delle piante. In queste settimane, ad esempio, stiamo adoperando le potature dei filari alberati della città, l'abbiamo già fatto in via Milano, stiamo in queste ore lavorando su Corso Bucci, abbiamo fatto Piazza Cuoco, faremo ancora altre strade. Nelle prossime settimane procederemo anche all'impianto di centinaia di nuovi alberi ricostituire i filari andati persi nel tempo, quindi questo è anche una cosa che voglio ricordare. Quest'anno abbiamo messo a dimora oltre 400 nuovi alberi, anche seguendo le indicazioni date dalla legge 10 sugli spazi verdi urbani, che chiedono e impongono alle amministrazioni di piantare un albero per ogni nuovo bambino iscritto all'anagrafe.